insegno su 3 corsi, tutti sull'ingegneria meccanica, uno nella laurea triennale e 2 nella laurea magistrale. Quello della laurea triennale si chiama fisica tecnica, che è essenzialmente la fisica applicata per gli ingegneri, mentre sulla laurea magistrale ho 2 corsi, uno è trasmissione del calore e l'altro è il corso di termofluidodinamica. L'ambito di ricerca lo si può riassumere con un termine: fisica delle gocce, cioè mi occupo di i fenomeni che avvengono nell'interazione tra le gocce e l'ambiente, i solidi, i fluidi. Le gocce sono qualcosa che noi magari non ci pensiamo, ma sono estremamente diffuse come applicazioni. No? Ricordiamo ad esempio le goccioline, le droplet come le chiamavano durante la pandemia, che erano accusate giustamente di trasmettere il virus, ma lo trova anche in altre applicazioni come i motori a combustione interna, dove il combustibile viene iniettato, si trasforma in goccioline, evapora e poi si ha la combustione, tanto meglio il combustibile si trasforma in gocce piccole, tanto migliore la combustione. O nei sistemi antincendio, ad esempio, dove le goccioline d'acqua vengono, quelli moderni, vengono iniettate con dimensioni molto piccole per formare una nebbia vera e propria, che serve a schermare le fiamme dall'ambiente esterno oppure a soffocarle, escludendo l'ossigeno. Di nuovo, è un risultato che ovviamente non mi aspettavo, ma di nuovo ho l'idea che ci sia stato qualche errore nel calcolo, perché non penso di essere migliore di tanti altri colleghi, insomma, che non sono magari in quella lista. In questo ranking ci sono soltanto colleghi in alcuni settori, che sono quelli essenzialmente tecnici dell'ingegneria, dell'economia, mentre sono esclusi i colleghi che lavorano nei campi umanistici, perché questa lista è stata fatta con esattamente su quei settori, insomma. Quindi sicuramente ci sono tanti altri colleghi in altri campi di questo ateneo che potrebbero tranquillamente figurare all'interno di quella lista. È un progetto importante che stiamo seguendo ormai da anni, è un progetto con l'Università di Stoccarda, si chiama DROPIT, DROP vuol dire gocce appunto, e si occupa naturalmente di fisica delle gocce. È un progetto che ormai ha superato la metà della durata, che è di 9 anni appunto, del quale studiamo i vari fenomeni che avvengono per l'interazione, durante l'interazione delle gocce con l'ambiente. È un progetto anche di formazione, non solo di ricerca, nel senso che in questo progetto è prevista anche la formazione di dottori di ricerca, e quindi ha una doppia valenza, insomma.